ha avuto come conseguenza di aver gettato nella miseria più assoluta milioni di braccianti, perché dobbiamo tenere presente che il Regno delle Due Sicilie aveva 9 milioni e 4 di abitanti, ma l'80% di questa gente viveva nelle campagne e buonissima parte della gente che viveva nelle campagne apparteneva alla categoria dei braccianti. Quindi aver venduto i terreni ai magnati ha significato gettare nella disperazione milioni di persone. E c'è da meravigliarsi se poi queste persone hanno preso il fucile e si sono ribellati, ma direi proprio no. Ma la stessa cosa succede con i terreni ecclesiastici. Anche sui terreni ecclesiastici erano consentiti gli usi comunitari. E questi terreni ecclesiastici furono prima acquisiti allo Stato e poi venduti nel 1867 con una famosissima legge che si chiama la legge sull'eversione dell'asse ecclesiastico. È una legge abbastanza nominata. E anche lì furono gettati sull'astrico milioni di contadini. E quanto fruttarono i terreni ecclesiastici? Fruttarono nel sud 550 milioni, una cifra enorme, che veramente se fosse stata utilizzata nel sud avrebbe dato al sud un impulso pazzesco. Invece venne utilizzato per gli sventramenti di Firenze, che nel frattempo era diventata capitale, per lo sventramento di Roma e per altri lavori che furono fatti nelle grandi città d'Europa. Mentre a Napoli non si faceva niente, la città più popolosa d'Europa, la terza città più popolosa d'Europa, 450.000 abitanti, venne lasciata assolutamente così com'era. Non venne fatto niente. Fino a quando non venne il colore, poi venne fatta enorme speculazione di questa natura. Quindi questi sono gli episodi più importanti, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio nel 1861 il Parlamento toglie alle società che stanno già realizzando l'ampliamento della rete ferroviaria del sud questa commessa e la attribuisce ad una società che non è stata ancora costituita, ma che venne costituita alcuni diversi giorni dopo, che si chiamò Società per la realizzazione delle imprese delle ferrovie meridionali. Questa società oggi esiste ancora, oggi si chiama Bastoggi. Il presidente di questa società era il capo del governo, Geri Casoli. L'amministratore delegato era Bastoggi, cioè il ministro dei lavori pubblici. Cioè praticamente il governo venne a banchettare sul sud. Anche contro questa legge il Parlamento insorse e nominò una commissione d'inchiesta, la quale, come vi ho anticipato prima, accettò che molti parlamentari erano stati comprati per votare questa legge. Ma era una legge assurda, perché se fosse stata un'annessione, se fosse stata un'unificazione, ma che importanza aveva che questi lavori del sud li facevano delle imprese del sud? Era normale, le imprese del nord facevano i lavori del nord e le imprese del sud facevano i lavori del sud. Invece anche al sud i lavori dovevano essere fatti da un'impresa del nord. E questa società, che è nata alcuni giorni, diversi giorni dopo la delibera del Parlamento, aveva come capitale 100 milioni. Questi 100 milioni furono interamente costituiti da banche del nord, una banca di Torino e tre banche di Milano, nel libro ve l'elenco. E quindi praticamente con i soldi di tutti gli italiani, con le tasse di tutti gli italiani, vengono finanziati lavori nel sud fatti da imprese del nord, che si portano il profitto al nord, perché quando si fa un lavoro quello che conta è il profitto, e il profitto in questi casi vanno. La stessa cosa succede con il risanamento. Nel risanamento lavorano a Napoli una dozzina di imprese, queste imprese sono tutte torinesi, una veneta, che poi la società veneta è quella che ha fatto il parco Margherita ed è quella che ha lavorato meglio, tre o quattro di queste società erano di Roma e una di Genova. Non c'era neanche una società napoletana. Con le società di costruzione edilizie che aveva Napoli, che avevano fatto opere straordinarie, quindi anche nel risanamento, imprese del nord vengono a Napoli, fanno i lavori e si portano il profitto al nord. Quindi anche queste sono operazioni di trasferimento di risorse dal sud al nord. Nel caso del risanamento poi è ancora peggio, perché poiché il risanamento fu finanziato con soli 100 milioni, cioè una cifra ridicola per quello che bisognava fare, si stabilì che le società che costruivano questi palazzi rimanevano proprietari di questi palazzi e quindi si prendevano gli affitti che non erano pagati dal popolo, perché il risanamento non fu fatto per costruire case per il popolo, ma che erano pagati dalla media e alta borghesia napoletana, quindi dai napoletani benestanti. E quindi il risanamento fu
un trasferimento di risorse dal sud al nord pazzesco, ma io nel libro dedico mezzo capitolo al risanamento, queste cose le spiego benissimo. E adesso resta da parlare solo delle rimesse degli emigranti, ma gli emigranti mandavano i soldi in Italia o attraverso gli uffici postali e quindi andavano su conti correnti postali, e sappiamo tutti che i conti correnti postali finiscono per diventare la liquidità della cassa depositi e prestiti, che presta i soldi ai comuni. Ma nel 1860-70, 1890, i comuni del sud che stavano disastrati, come si potevano far prestare dei soldi? Quindi i soldi degli emigranti meridionali che vanno a fare affondare la liquidità della cassa depositi e prestiti sono serviti per fare prestiti a comuni del nord, certamente non a comuni del sud. Un'altra metà delle rimesse degli emigranti la inviavano in Italia attraverso bonifici bancari. Questi bonifici bancari, per una precisa disposizione ministeriale, venivano intercettati e venivano trasformati in buoni del tesoro speciali. Questi erano i buoni con i quali si finanziava l'industria italiana nel 1910, 1915, 1909. Ma dove stava l'impresa del sud? Non c'è. L'impresa italiana era tutta del triangolo industriale, quindi con i soldi degli emigranti si è finito per finanziare l'impresa del nord. Quindi anche il modo in cui sono state utilizzate queste rimesse degli emigranti è stato un trasferimento di ricchezza dal sud al nord. Questa è la realtà. Ora, o la raccontiamo così, e non vedo come la si possa raccontare diversamente, o non penso che sia corretto dire, poiché è qualcosa di cui l'Italia deve vergognarsi, sentiamo un velo di pietoso silenzio su tutto questo, come sta andando in qualche modo oggi avanti questa. È un'idea che non sta funzionando in terra, la verità va sempre raccontata. La verità è un valore incontrastabile. Da che esiste l'umanità? Ci sono uomini che muoiono perché la verità venga raccontata. E quindi se la verità è questa, bisogna che venga raccontata così, perché i meridionali devono avere la consapevolezza di quello che hanno subito sulla loro pelle. E i settentrionali devono sapere che il benessere che hanno, come dice Gramsci, è stato interamente realizzato sulla miseria del sud. E io vi lascio queste fotocopie che vi leggerete con calma e vi assicuro che sono tutte testimonianze terribili. Nella prima pagina c'è un brano di Antonio De Vito De Marco, che era uno dei più grandi economisti italiani del 1900, e un brano del 1905, tratto da un suo saggio del 1905. Vi leggo solo il titolo. Prima parte. Il Mezzogiorno, colonia di sfruttamento degli industriali settentrionali. Cioè nel 1905 un parlamentare, perché De Vito De Marco era parlamentare, eletto nelle file dei radicali, si poteva permettere il lusso di scrivere una cosa del genere. Se un parlamentare italiano oggi dicesse o scrivesse una cosa del genere, succederebbe una rivoluzione. Ma questo termine colonia all'epoca era molto comune, veniva detto, veniva ripetuto. Oggi sembra strano, sembra assurdo parlare di colonizzazione, però voi avete visto quanti autori di primissimo piano io ho elencato. Stiamo parlando di alcune delle più grandi personalità che lo Stato italiano ha avuto. Sono stati espliciti, sono stati chiari. Dal 1860 al 1900 il Sud è stato la cassa della Nuova Italia. E addirittura ci sono alcuni passaggi anche di Einaudi. Einaudi a un certo punto dice: è vero, noi settentrionali, Einaudi, torinese, certamente lontano da meridionalismi viscerali, dice così: è vero, noi settentrionali abbiamo contribuito con qualcosa in meno ed abbiamo approfittato delle spese fatte dallo Stato italiano dopo la conquista dell'unità. Peccammo di egoismo, noi settentrionali, peccammo di egoismo. Quando il settentrione riuscì a cingere di una forte barriera doganale il territorio nazionale, ve ne ho parlato, la legge del 1887, ed assicurare alle proprie industrie il monopolio del mercato
meridionale. Sentite come termine Einaudi, non un nostalgico meridionalista. Noi riuscimmo a far affluire dal sud al nord un'enorme quantità di ricchezza. Ma se questa è la verità, se questa è la storia, non la dobbiamo raccontare così, e così deve essere raccontata.